un libro rivolto ai bambini emozionare gli adulti fino alle lacrime? Sì, può. Anche se il libro è formato da 14 pagine da poche parole? Sì, se le parole sono inaspettate è tanto semplice quanto farti da entrare dentro. Parole inaspettate perché quel libretto te lo ritrovi in mano per caso, dai tanti libri per bambini in mostra su un tavolino, con una copertina senza immagini, senza autori, senza nulla, solo con il titolo, Conto e mi incanto. Poi pensi ai numeri della matematica, 1, 2, 3 e 4, pensi al filastrocchi e ai giochi didattici, alle rime e non sai quanto stai andando per strada. Nei libri si sa quante e quali sorprese possono ottenere dentro le pagine. E poi quel libretto che ti accendi a sfogliare è un primo premio di un importante concorso che ho avuto come tema il 10. E allora cominci a pensare che l'incanto da qualche parte ci deve essere. Inizi a sfogliare, a leggere, a capire. E così ti soffermi. Ad ogni frase che leggi, alle illustrazioni, a disegni delicati e dolcissimi, che però non riescono e non vogliono celare l'orrore, perché orrore è stato, e non si può né si deve dimenticare o mascherare. Anche se è tremendamente difficile narrare ai bambini l'inenarrabile. Ma il passato è lì, merita rispetto ed esige memoria. Il nonno e il nipotino amavano giocare insieme con i soldatini e con i tre nonni. E il nonno gli aveva insegnato a scrivere il suo nome e a contare sino a 10. Poi il campo, e lì non ci furono più giocattoli, ma altro, perché il bambino potesse continuare ad esercitarsi a passare. 1. Il fischio della sirena che ci chiama alle 4 per l'appello. 2. I pezzetti di patate che trovo nel brodo scuro e amaro alla sera. 3. I bambini abbracciati che dormono al secondo piano della cuccetta a castello. 4. I topi che vivono come i bambini in un angolo della baracca. 5. I numeri che i soldati tedeschi hanno scritto sul braccio. 6. Le punte della stella gialla che porto in testa. 7. I colori dell'arcobaleno che vola al terreno spinato dopo la pioggia. 8. Le baracche tra il forno di mattoni rossi e la mediteria. 9. I vagoni del treno buio e lunghissimo che mi ha portato fino a qui. 10. Le stelle che riesco a contare attraverso le assi della baracca. E così, per non pensare a tutte le cose brutte che vedo qui, conto, incanto e mi chiamo. Sono sicuro che non mi rialzare il pelo di me.